Adù per tu, puntate speciali dedicate, no, a questo cammino che ci porterà alle elezioni amministrative. Abbiamo il piacere questa settimana. Ci sono le elezioni? Così pare, io ma, poi non lo so. Ma la campagna elettorale non è iniziata. Ma sotto, secondo me. È iniziata. Allora, benvenuto a Luciano Ralli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Siamo stati corretti con la carica. Sì. Poi chissà, ci verrebbe da dire, però non mettiamo il cavo davanti. Ci vuole il veggente capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Va benissimo. Allora, intanto io partirei proprio da questo consiglio, l'ultimo che abbiamo avuto insomma tutti sotto gli occhi. Insomma, secondo me si possono fare tante riflessioni, no, in quello che è successo nell'ultimo Consiglio Comunale, dove il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha letto una sua, diciamo, dichiarazione in merito al secondo caso, il secondo, diciamo, terremoto giudiziario che ha investito per il momento tre esponenti, insomma, di quella che è la maggioranza che oggi governa la città. Parliamo ovviamente dell'inchiesta multiservizi. Abbiamo visto insomma l'intervento di Luciano Ralli, di tutta la minoranza, che poi ha lasciato l'aula. Ecco, un gesto che insomma è stato capito un po' a distanza, così ne parliamo, sì, a distanza da quando è successo, dalla cittadinanza. Avete avuto riscontro rispetto a quello? Ma le attività di consiglio vengono seguite solo in questi momenti, no? Sì, potrei dire, un poi po sì, un po se sì. C'è modo ne riparliamo. Allora, in modo molto determinato ma molto sereno e costruttivo, io ho posto una sola domanda al sindaco, e cioè abbiamo richiesto che lui in sede di consiglio comunale, ma di fatto parlando alla città, togliesse dal terreno, dal tavolo del confronto politico la vicenda giudiziaria, cioè noi dell'opposizione, i cittadini d'Arezzo, la città deve essere tranquilla che è amministrata con trasparenza, e le vicende che noi abbiamo letto sul giornale, è che noi sappiamo qualcosa di più di quello che sanno i cittadini d'Arezzo, pongono dei temi di non trasparenza, di rapporti non fiduciari tra esponenti del centrodestra, qualcosa che si può anche ipotizzare reato, insomma ci sono delle indagini. Rispetto a questo abbiamo chiesto di togliere dal campo i dubbi, purtroppo molto serenamente, nel senso che io non ho accusato nessuno, abbiamo piena fiducia alla magistratura che avrà i suoi tempi. Devo rilevare che il sindaco in quella sede non ha risposto al quesito, tutti sono rimasti al loro posto da questo punto di vista siamo rimasti, diciamo, delusi. Poi l'uscita dall'aula non è venuta dopo l'intervento del sindaco, ma è venuta dopo che l'assessore Merelli doveva esporre una pratica di bilancio. Indagati per la vicenda Coingas. Esatto. Allora, dovete, insomma, i cittadini di Arezzo sapranno, ma io lo ricordo, che l'assessore Merelli, a fronte di notizie emerse ormai da molti mesi, era sparito dall'attività del Consiglio Comunale, anche dall'attività dell'amministrazione per 2 mesi, 3 mesi. Poi è ricomparso senza dare nessuna spiegazione sia a noi che ai cittadini, e in questa occasione in cui veniva ritirato in ballo, insomma, la vicenda giudiziaria, si ripresentava ad esporre una pratica di bilancio. Stiamo parlando di un assessore importante, perché il bilancio viene spesso trascurato, mi verrebbe da dire non fa notizia, no? Ma è ai fini dell'amministrazione, fini dell'attività del Consiglio Comunale, sono le delibere di bilancio sono le cose più importanti. Senti, allora diventava, diciamo, intollerabile. Le posso chiedere una cosa? Sì, però volevo aggiungo una cosa. Questo si aggiunge all'assenza da mesi del responsabile del settore finanziario. Questo si aggiunge a 3 cambiamenti del segretario generale, al cambiamento del direttore del settore urbanistica, edilizia, del comandante dei vigili. Insomma,
voglio dire, sembra un comune da tutti scappano, allora mi chiedo, l'opposizione cosa fa? Ecco, ci si può fidare? Sì, però l'opposizione non ha qualche rammarico, qualche senso di... cioè, mi spiego meglio, rispetto a queste vicende, siamo venuti a conoscenza di queste vicende perché qualcuno, come ha detto lei, che sul quale c'era un rapporto fiduciario, ha registrato. E poi queste registrazioni sono diventate pubbliche, ma non era compito delle opposizioni di controllare, verificare, voi non ve eri accorti di nulla di quello che avveniva, non dico da un punto di vista giudiziario, ma proprio politico, cioè queste pratiche che sono emerse in queste vicende, no? Cioè voi non ve eri accorti di nulla. Che faceva l'opposizione in questo periodo? Bah, dunque, perché se qui qualcuno non registrava, meriti vostri zero. No, l'ascolto spesso, quindi devo dire con molta franchezza che noi abbiamo fatto una opposizione in questa città costruttiva, nel senso che siccome io sono come dire, il capogruppo del Partito Democratico dell'opposizione, ma sono un aretino, non è che posso sperare che l'amministrazione Ghinelli faccia male, perché questo ricade su di me, sulla mia famiglia, sui miei figlioli. Quindi abbiamo iniziato una consigliatura che lei si immagina, voglio dire, iniziata non in maniera con ottimismo o comunque con morale alto, perché ovviamente dopo la seconda consigliatura Fanfani, in cui insomma comunque avevamo per questa città fatto una serie di opere pubbliche importanti, trovando soldi non ad Arezzo, perché ormai i comuni, se non trovano soldi a livello europeo o regionale, non possono fare opere pubbliche, cito la fortezza, cito il teatro, le piazze, eccetera. Beh, insomma, essere sconfitti come siamo sconfitti non è che... Poi ricordo Banca Etruria, insomma, un periodo difficile. Abbiamo risentito anche dell'altalenanza diciamo dell'atteggiamento del Partito Democratico a livello nazionale, insomma una serie di cose. Rispetto a questo però, il Consiglio Comunale, io perché mi occupo spesso delle delibere più importanti come quelle di bilancio, io fin dall'inizio ho detto al sindaco, caro sindaco, con questo bilancio, che dissi così per estremizzare da condominio, questa amministrazione può fare solo l'ordinaria amministrazione, perché se con i soldi che provengono diciamo dalle tasse comunali eccetera non è pensabile di fare più dell'ordinaria amministrazione. Cioè lei dice il segno che lascerà chiunque venga dopo insomma l'amministrazione Ghinelli è poco riconoscibile, questo è il senso? Beh, io credo che fin dal primo anno hanno messo in campo delle progettualità che ancora non hanno realizzato. Se in 5 anni non si fa la rotonda di Via Fiorentina, che è importante ma come dire non è strategica per la città, insomma. Però si farà la caserma dei vigili urbani. Ecco. Non mi ha risposto, sì. Perché voglio dire, quando anche inizia la vicenda, allora, sulle vicende, la vicenda Coingas, sì. Che il collegio, mi sembra di ricordare che è il collegio sindacale che solleva le prime obiezioni, in linea di principio io penso che anche un revisore, prima di tutto, se ha qualche problema si dovrebbe rivolgere all'opposizione per vedere di... cioè, non credo che abbia proprio l'istinto di andare dalla magistratura, quindi forse se non ci sei rivolto, oppure ci sei rivolto e non ha prodotto nessun effetto, io questo non lo so, però ecco, direi, non vi viene in mente che forse, oltretutto, le dico anche questo, col senno di poi, io sento dire molta gente, sì. Oggi anche molti del centro-sinistra, che tutti conoscevano le difficoltà di questo consigliere che erano notorie a tutti, ok? Allora mi viene da pensare, ma l'avete svolto? Non avete da farvi un po' di autocritica che forse dovevate essere un po' più incisivi come attività di controllo, come opposizione? Ma noi siamo persone serie, quindi per me il consigliere Bardelli non ha commesso nulla, le indagini. Non ho detto nemmeno io, ma no, quindi non potevo pensare a una cosa così. Sì, però ecco che ora molti dicono si sapeva che aveva difficoltà. Ma
Sì, va bene. Poi dico, c'è un consigliere, ha problemi economici, li risolve. Ma nessuno ha detto, pubblici, questa è un'altra cosa. Nessuno ha detto che diciamo che noi non facciamo processi a nessuno, nessuno ha detto che c'è un delinquente, né tantomeno. Però abbiamo sentito delle registrazioni dove perlomeno delle pratiche politiche poco piacevoli, secondo me da un punto di vista etico ci sono, o no? Ma vede, dobbiamo considerare. Le chiedo un'altra cosa. No, no. Una alla volta. Su questo lei deve tener conto però che i presidenti delle aziende partecipate e i revisori dei conti le decide la maggioranza. Va bene? E così come è strutturato il sistema, il consigliere comunale per accedere agli atti fa parecchia fatica, perché oggi le aziende partecipate ormai sono partecipate in quota parte del comune, ma voglio dire, per poter accedere a un consigliere comunale agli atti occorre che siano aziende partecipate sopra una certa soglia, se no non accede. Quindi la possibilità per la minoranza di avere contezza di quello che succede nelle aziende, io credo che mi sembra che neanche il sindaco ne fosse molto. Questo è un tema, questo è un tema, perché oggi l'autonomia delle aziende partecipate è a mio avviso eccessiva, e sono diventate quasi autoreferenziali, e quindi è fondamentale le persone che ci mettono. Senta, allora le chiedo in merito proprio a questo. Come sappiamo, le partecipate sono di nomina fiduciaria della maggioranza, no? E purtroppo, secondo me, questa è la mia opinione, la logica delle nomine di queste persone è una logica spartitoria, no? Quindi chi sostiene il sindaco in base ai voti che porta, in base al risultato che ottiene, ha diritto a una percentuale di nomine. Ora le chiedo se lei... No, non è scritto da nessuna parte. Ma avviene così? Avviene così o no? Non avviene così? No, anzi, c'è una delibera di Consiglio Comunale, che riguarda, ero Presidente del Consiglio Comunale, grazie anche alla posizione del Consigliere Barone, piuttosto puntuale su questo, ho fatto una delibera che ormai è data, cioè stiamo parlando di 10 anni o 15, di una delibera che obbliga il sindaco, che comunque ha potestà di nominare, diciamo, in maniera anche fiduciaria, perché questo lo può fare per legge, ma obbliga di tenere un registro in cui vengono registrate i curriculum delle persone che si rendono disponibili a ricoprire questi ruoli e che devono avere certe caratteristiche. Sì, però abbiamo ascoltato le registrazioni, sì, infatti, non sembra che sia avvenuta così, no? Beh, se uno non si attiene a questo, no, come dire, però, politicamente, non legalmente, politicamente non è corretto, e è oggetto della commissione che faremo produttore, controllo legale. Lei ci dà una bella notizia, cioè lei quindi, se dovesse essere candidato a sindaco, essere il prossimo sindaco, le nomine non le farà con una logica spartitoria, ma le farà sul merito, attingendo a questo registro che è presso... Credo che questa città abbia... Non so chi farà il candidato a sindaco. Ma chi sia, chi sarà? Comunque, come la vedo io. Come la vede lei? Questa città ha deve finire bisogno, questa logica spartitoria? Sì. Secondo me sì, deve mettere questa città ha necessità. Fa onore, secondo me, dal mio punto di vista. Diciamo, poi vedremo. Però quello che penso io da anni, è che c'è la necessità in questa città di mettere in campo le migliori risorse, perché il momento non è facile dal punto di vista economico, anzi c'è anche un clima che, diciamo, questa città ha bisogno di una scossa, e credo che ci siano le risorse in città. Ma certo. Naturalmente sta all'amministrazione, in quel caso al sindaco, anche chiedere, cercare la disponibilità di persone che abbiano la coscienza e il senso di responsabilità di andare a ricoprire cariche difficili. Perché anche abbiamo ottimi imprenditori, abbiamo ottimi professionisti. Poi spesso, non so, bisogna, come dire, andarglielo a chiedere,
questo è il tema, se siano disponibili a ricoprire un ruolo pubblico che, voglio dire, scarsamente remunerato nella maggior parte dei casi, e molti professionisti a volte possono non essere disponibili, ma sta al sindaco andare a chiedere. Allora, questa città, come dice insomma Luciano Ralli, ha indubbiamente le ossa rotte, che se ne dica, molti ci raccontano che comunque Arezzo tiene, e io spero che sia così da un punto di vista economico, ma ho dei serissimi dubbi, non ultimo gli stati generali anche del commercio, no? Che ci sono stati nelle ultime ore, ci raccontano che insomma quando si chiude una saracinesca, e purtroppo si chiudono, insomma se ne va diciamo un pezzo di storia della nostra città. Allora ne parliamo subito dopo la pubblicità, perché Luciano Ralli, oltre che ovviamente non fa il politico di professione, farebbe il medico, e credo che sia una delle figure, no, che forse quando le cose non vanno tanto bene vengono anche un po' prese, no, come punto di riferimento. Anche, e dico. Ecco, va bene, a fra poco. Eccoci dopo la pubblicità. Allora dicevamo di una città che indubbiamente si ritrova, insomma, non dico dopo 5 anni di Ghinelli, ma insomma dopo tanti anni di crisi economica, davvero con le ossa rotte. Spesso ci viene detto che insomma è una città che tiene dal punto di vista dell'industria, del manifatturiero. Io credo che invece i posti di lavoro, ecco, siano sempre meno. Il nostro vescovo, hai visto come si è, diciamo, lanciato in questa dichiarazione, ha detto ai nostri microfoni: se ci fossero meno yacht e meno Ferrari, forse e più posti di lavoro, invitava chi ha la possibilità a creare posti di lavoro e a comprare meno yacht e meno Ferrari. Ecco, anzi si è detto, come dire, molto curioso di leggere i programmi elettorali, posto che il vescovo politica non la fa, però insomma è curioso di leggere i programmi elettorali. Allora, ecco, dicevamo prima, lei fa il medico, no? Di professione. Riscontra questa difficoltà, e che risposte potrebbe dare oggi un sindaco nel 2020? Allora, io rispondo come capogruppo. Sì, no, e, no. Ovviamente, certo, ovviamente. Posso dire quello che penso, poi rispetto a quelli che saranno i programmi elettorali, arrivo al dunque, dico, li aspettiamo e vediamo chi li interpreterà. Posso dire che la città, cito parole del vescovo, è una città ferma. Devo dire, io sono un ottimista di natura, quindi credo che la città sia un po' a macchia di leopardo, no? Credo che ci sia una vivacità delle imprese, perché alcune guadagnano più del periodo della crisi del 2007, ed altre sono in estrema difficoltà sul piano imprenditoriale. In questi giorni c'erano i dati del Sole 24 Ore che faceva vedere che nel campo della tecnologia, dell'innovazione, del manifatturiero, la Toscana ha diverse aziende in crescita, alcune nuove, alcune sono nella nostra provincia. Sì. Nel comune poche, ma questo però basta, insomma, sono nate in Valdichiana, sì, sono nate. Le abbiamo raccontate anche noi, sì. In Valdarno, eccetera. Quindi vedo una cosa molto variegata. Credo che la sofferenza sia, non dico principalmente, ma diciamo nel settore del terziario c'è una sofferenza. Si faceva riferimento ai dati di ieri sera presentati, sì, in quella bella iniziativa dell'Associazione Commercianti, in cui si vede effettivamente una riduzione sia in Toscana che ad Arezzo, una riduzione del numero degli esercizi. Ci sono delle chiusure a fronte di chi apre, ma il numero di chi chiude è maggiore. Questo ha motivi di tipo congiunturale internazionale, sicuramente il commercio, come dire, tecnologico oggi, come no, sì, sì. Porta via un po', e c'è la necessità di una riconversione continua, non facile, perché poi c'è il problema delle, certo, risorse. Quindi questo è il tema. Devo dire che l'amministrazione, perché io sono, per dire le cose, come dire, sono per la continuità delle amministrazioni, no? Concetto che si dimentica, ma che è scritto, come dire, nell'ABC del saper amministrare. Credo che, per esempio, che l'iniziativa dell'Associazione Commercianti, colta dall'assessore Comanducci rispetto alla questione della città del Natale, per semplificare, abbia portato un po' d'acqua a questo tessuto
in difficoltà. Però è chiaro che non è sufficiente, perché nel frattempo abbiamo una crisi della fiera antiquaria, poi c'è il problema che d'estate, diciamo, ecco, quindi c'è molto da fare, e credo che, però ecco, il messaggio deve essere comunque che noi ce la possiamo fare con l'innovazione, come fanno le nostre aziende manufatturiere, perché se vediamo quelle che vanno bene, voglio dire, o sono di nicchia, va bene, nella nicchia, come dire, finché dura, no? Oppure si sono, hanno cambiato, ma credo che anche nei negozi questo, sì, eccetera. Senta. Allora, Arezzo in questo quinquennio per gli enti che rilevano la qualità della vita è sprofondata dai primi posti, nei primi 10 posti è sprofondata oltre la metà. Il mercato edilizio ad Arezzo non esiste più, gli immobili non si vendono. E quindi l'immobile come forma di investimento non esiste più, perché l'immobile è immobilizzato veramente lì, e oltretutto si sta assistendo a un aumento esponenziale di immobili cui non viene più fatta manutenzione e abbandonati, basta andare nelle aree industriali, eccetera. La manutenzione delle strade è quella che è. Ora asfaltano tutto. Il disagio giovanile è incredibile, la città, una delle prime città per consumo di droga, di alcol, per tutta una serie di fatti collegati al mondo giovanile drammatico, e le povertà sono sempre più forti, non ci sono le case popolari, insomma, ho fatto un elenco. Ci vuole dire cosa ha sbagliato la Giunta Ghinelli? Perché siamo in queste condizioni? Penso, ecco, l'altra cosa, la logistica, una città tagliata fuori, c'era qualche Eurostar che passava da Arezzo, ora sì, praticamente. Ma anche dici la logistica, indicatore. Ma certo, ma c'è tutte, ma la strada statale 71 potevano essere fatte e purtroppo non è. Poi vogliamo mettere ora lei è un medico, le condizioni del nostro ospedale, come avvertito dai cittadini, ecco. Qui magari c'ha più responsabilità la regione, non lo so, e il fatto che i corpi intermedi di carattere direzionale non sono più ad Arezzo, non c'è più l'associazione industriale, non abbiamo più la Camera di Commercio, non abbiamo, cioè, ce lo vogliamo dire, cosa ha sbagliato questa giunta per portarci in questa situazione? Se ha sbagliato qualcosa, se non ha sbagliato ce lo dica, insomma. Beh, direi che lei ha fatto uno spot per il prossimo sindaco alternativo a questa amministrazione, nel senso che se la situazione della città è questa, voglio dire, anche questa amministrazione, diciamo, qui non si può candidare nessuno, quindi chissà. No, lo so io. No, devo dire, ecco, che lei ha messo in campo ora tanti argomenti, eh? C'è un tema, io credo che gli aretini devono ritrovare l'ambizione di riaffrontare i temi nodali, strategici, no, della città. Io ho messo in campo tanti argomenti, però lei ci risponda, sì, sinteticamente. Ma sì, no, dico, però c'è un tema, il clima. Si poteva fare qualcosa per non arrivare a questo punto? Certo, si poteva fare qualcosa. Si poteva fare qualcosa. Credo che, come dire, ci siamo abituati, io lo dico anche noi, no? Come dire, noi aretini. Dobbiamo, dicevo, ritrovare un'ambizione. Ci siamo abituati alle ordinarie amministrazioni, cioè i nodi strategici che sono quelli autostradali, eccetera, che stradali e voglio dire, lei ha citato la 71, potrei citare la Due Mari, eccetera, che possono risolvere anche dei problemi per le nostre imprese. Perché sai, il comune non è che può trovare, non è che crea posti di lavoro, ma può facilitare le imprese e gli investimenti nel nostro territorio. Ecco, da questo punto di vista ci siamo abituati, dicevo, a vivere in un clima in cui non si pensa più in grande, va bene? Mi piace questa frase che io dico da tempo e corrisponde al vero: se i dirigenti di questa città sono tutti non aretini, diventa un problema, nel senso che alcuni neanche vivono Arezzo, oppure ci passano e vanno via. E cito una cosa su cui mi aspettavo che questa amministrazione ponesse, diciamo, mano, ma che invece l'ha peggiorata. Anche i dirigenti del comune sono tutti di fuori. Il segretario generale è uno che sta qui qualche anno, ma non è di Arezzo. Il responsabile dell'urbanistica, che ora è andato via, non è di Arezzo. Va bene, insomma, voglio dire, il comandante della
della polizia locale. Cioè, poi potrei citare i tre dirigenti della ASL, i dirigenti anche di altri settori, anche delle associazioni, spesso non abitano Arezzo, questo è un tema. Ma non che voglio dire qualifiche. È questo che non sono convinto. Io sono convinto che Arezzo ha le persone, le intelligenze, le conoscenze per poter andare a ricoprire quel ruolo. Credo che un sindaco debba porre questa questione. Ecco. Dopodiché alcuni sono ovviamente, voglio dire, a tempo, no? Tutte le forze armate, molti di queste ovviamente. Molti di questi. Arrivo però al tema che mi sembra che lei è abbastanza a cuore, no? La questione anche immobiliare. Io credo che non ci sia dubbio che nel piano operativo, che sarebbe il piano regolatore, la questione di fondo è il consumo di nuovo suolo zero. Quindi non è che siamo. Ma è possibile mettere in atto anche delle iniziative per poter far ripartire un po' il mercato immobiliare, tenendo conto, le dico ad esempio, ci sono 400 immobili all'asta, aste giudiziarie, più ora arrivano altri immobili di fallimenti delle cooperative dell'Arci, cioè il comune ad esempio non potrebbe trovare delle risorse e comprarle per farci le case popolari, perché altrimenti se arrivano 600-700 immobili nel mercato, gli altri immobili non si vendono. Guardi, anche questo bisogna essere molto chiari. Con i soldi del comune si fa ordinaria amministrazione, quando è pagato il personale, tutto il sociale, scuole. Si fa la caserma dei vigili urbani. Questo è un altro tema, no? Allora, però anche lì, aspetti, non è che si fanno con i soldi del comune, ci si indebita, nel senso che sì, eccetera. E noi abbiamo lasciato. Era necessaria quella caserma? Noi abbiamo detto che se l'amministrazione comunale voleva portare di nuovo la caserma polizia locale a Saione, poteva trovare un'altra sede, ci sono anche sedi comunali, quindi a costo minimo, tranquillamente, senza andare a mettere un impegno di 4-6 milioni di euro in via Fabio Filzi, che per entrare e per uscire direi che sarà un problema, ammesso che facciano, insomma. Ma che anche sarà lì una cosa, come dire. Senta, le voglio chiedere un'altra cosa velocemente. Sì. L'attuale assessore alle politiche sociali ebbe a dire un po' di tempo fa che non voleva un dormitorio aperto nottetempo perché poteva essere attrattivo. Condivide questa concezione? No, noi l'amministrazione comunale si deve far carico, una società con un disagio sociale che non è un disagio economico e basta, è un disagio sociale, familiare, con una situazione che lei ha ben descritto, sia stasera che a un'altra trasmissione, sì, sì. Ben descritto, credo che debba trovare un'amministrazione comunale attenta su questi temi. Guardi, sul tema del disagio giovanile, tra le cose che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, ho convinto tutta la maggioranza a fare una commissione in cui abbiamo chiamato sul tema del disagio giovanile tutte le forze in campo, dalla scuola, la ASL, tutti quelli che lavorano anche nel privato, eccetera. E abbiamo stabilito molte cose da fare, che però non hanno fatto. Una, abbiamo fatto prima un atto di indirizzo condiviso da tutte le forze politiche. Una prima commissione a cui non è stato dato seguito. Quindi, come dire, ci abbiamo provato a dare degli stimoli importanti. Questo è un tema che, come dire, ci vedrà nei prossimi anni. Tra l'altro c'è un tema fondamentale di cui non si parla, è l'invecchiamento della popolazione, con il tema della solitudine, che oggi è chiaro che la solitudine diventa patologia essa stessa, patologia organica essa stessa, cioè un anziano solo si ammala e muore più precocemente rispetto ad un altro anziano che vive in famiglia o vive una situazione di relazione, a parità di condizioni organiche, di malattie di cuore e di polmoni. Quindi, allora mi viene da dire, poi dobbiamo davvero chiudere, magari lo rinvitiamo quando. Sì, chissà. Quando io. Puntini. E mi viene da dire fino a maggio sono il capogruppo del consigliere comunale in carica. Vabbè.
e non mettiamo il carro davanti ai buoi, però ecco, mi viene così una speranza che il prossimo sindaco, allora, visto anche il tema indubbiamente un pochino più spinoso delle nomine, no, che Davide sollevava nella prima parte di A Tu per Tu, e che forse non è visto proprio in maniera così netta da tutti, e i temi invece sociali che abbiamo sollevato adesso, insomma, forse c'è una cosa che dovrebbe avere una caratteristica, coraggio, ecco, che il prossimo sindaco abbia coraggio, perché credo che in un momento storico come questo ci sia poco da spartire, poco da dividere, poco da, e molto invece da, come dire, assumersi, no? E quindi forse la parola, l'aggettivo, insomma, il sostantivo che deve avere davanti il prossimo sindaco è tanto coraggio. Se ce l'avrà, magari sarà premiato dai cittadini, coraggio, non lo so. Tornare questa città ambiziosa, perché abbiamo le basi per poterlo fare. Io condivido per esempio la scelta di poter ambire a diventare Arezzo capitale della cultura, non si fa a 3 mesi, a 1 mese dalla scadenza, ma è una cosa che potremmo continuare a fare e a perseguire. Ma ecco, lei non avverte un po' di disagio in questo momento? Siamo a pochi giorni dalle elezioni, no? E quindi questa è una città capoluogo in cui non è iniziata la campagna elettorale da nessuno schieramento. Ci sono 2 candidati, quello del Movimento 5 Stelle e l'altro, chi è, Farsetti. Ma insomma, i 2 gruppi più importanti non hanno ufficializzato una candidatura. Ecco, che sintomo è questo? Che sintomo è questo? Ma lei personalmente cosa farebbe per farci uscire da questa situazione? Ma credo che le situazioni siano differenti. Diciamo, da un lato abbiamo un sindaco che si è autoricandidato con dei partiti, riproposto, diciamo così, con dei partiti che hanno dei dubbi. Dall'altro invece c'è un grande lavoro dei partiti, ma che voglio dire non è dei partiti, dei movimenti, di liste civiche, anche di giovani, è stato qui, insomma, che stanno costruendo una vasta coalizione alternativa all'amministrazione. Questo è un lavoro importante. Aspetta, cosa fanno gli altri? No, non è che ce lo diranno quando... No, io credo che entro il mese di febbraio questo lavoro termini. È chiaro che dopo va individuato, e su questo stanno lavorando, anche una figura che tenga insieme tutti, e tenga conto, sappia, diciamo, rappresentare tutta una serie di sensibilità anche diverse. Ma non si è perso troppo tempo? Si poteva fare prima? Si poteva fare prima, ma questo è, come dire... Io penso sempre avanti. Si farà con quello che verrà. Detto questo, ci vediamo la prossima settimana. Grazie a Luciano Ralli, capogruppo del Partito Democratico, il Consiglio Comunale. Alla prossima, caro. Alla prossima puntata.